Tanto tempo fa, prima che la rovina recidesse la loro stirpe, i reali di Camavor veneravano i draghi imperiali, creature maestose e potenti. E dato che è uno dei pochi draghi imperiali rimasti, Smolder è un pezzo grosso. O meglio, un giorno lo sarà. Appena avrà imparato a volare, sputare fuoco e fare paura. Le classiche cose da drago, insomma. Il principino ardente è un ADC basato sulla crescita. All'inizio sembra una piccola scintilla, ma a fine partita può diventare un inferno. Pronti a giocare col fuoco? Benvenuti alla vetrina campioni di Smolder! Vai Smolder! Vai Smolder! La passiva è allenamento draconico. Quando colpisce un campione con un'abilità o uccide un nemico con la Q, impara come fare il drago e guadagna una carica. Ogni carica aumenta i danni delle sue abilità di base, rendendole più scottanti con la pratica. Smolder si rafforza col procedere della partita, quindi siate pazienti. La Q di Smolder è super soffio bruciante, con cui sputa verso il bersaglio una palla di fuoco grande e spettacolare. Ok, forse non così tanto, ma aspettate e vedrete. Hai cominciato tu! Man mano che Smolder ottiene cariche di passiva, potenzia super soffio bruciante che ha 3 gradi. Al primo infligge danni ad aria attorno al bersaglio. Al secondo genera più esplosioni oltre alla palla di fuoco iniziale. Al terzo le fiamme infliggono danni puri aggiuntivi per alcuni secondi. I bersagli scesi sotto una certa soglia di salute vengono inceneriti. Ricordate che Smolder ottiene cariche quando colpisce i campioni nemici con abilità o quando uccide un'unità con la Q. Puntate a finire i nemici e a colpirli con la Q, così che raggiunga in fretta i gradi superiori. A fine partita sarà il re degli scontri a squadre e infliggerà molti danni ad aria. Sputare fuoco ha i suoi svantaggi, però. Ti si riempie il naso di fuliggine. Con la W, Smolder starnutisce una sfera incandescente che danneggia e rallenta i bersagli, oltre a esplodere vicino ai campioni sulla linea di fuoco. Altro che le vostre allergie! Nella fase in corsia, è fondamentale per farmare. Puoi usarla per indebolire un'ondata e dare il colpo di grazia con la Q. Negli scontri a squadre dà potenti danni ad aria. Colpendo più campioni genera attorno a ciascuno delle esplosioni che si potenziano grazie a passiva e livello. I danni a fine partita sono devastanti. Le sue alette sono adorabili, vero? Non sono lì per bellezza. Con la E, guardate, sto volando! Smolder si libera per un breve periodo, ignora il terreno e ottiene velocità di movimento e visione. Poi bombarda il nemico più vicino con lingue di fuoco, dando priorità ai campioni con meno salute. Questa abilità può aiutarlo a raggiungere e uccidere i nemici che scappano, ma è anche il suo unico strumento di fuga. Quindi, usatelo con cautela. Ma che cosa ho fatto? Dietro ogni adorabile draghetto c'è una mamma draghessa iperprotettiva. Con la Suprema, Smolder chiama la sua mamma, che dà una bella lezione a chi se la prende col suo piccolo. Una lezione che lascia decisamente il segno. Dopo il lancio, la mamma di Smolder vola sopra di lui, soffiando un'onda infuocata che brucia i nemici. I bersagli colpiti al centro subiscono danni extra e sono rallentati. L'onda parte alle spalle di Smolder e prosegue per una lunga distanza. Chiunque rischi di essere colpito dalle fiamme sente il ruggito della mamma. È il segnale per correre a nascondersi. Nulla è più ardente dell'amore di una mamma. Questa abilità può aiutare Smolder a trarsi d'impiccio, ma la sua mamma è bravissima anche ad accendere incendi e scontri, soprattutto se i nemici sono riuniti. Rallentateli tenendoli al centro della Suprema, poi bersagliateli con gli altri suoi danni ad aria. Le cariche di allenamento draconico sono il carburante che trasforma Smolder da un falò a un incendio. A inizio partita deve farmare in sicurezza per ottenerle e migliorare la Q prima di partire all'attacco. Ha quindi bisogno di un supporto che domini la corsia mentre lui diventa grande e forte. I campioni capaci di tenere in scacco gli avversari sono ottimi alleati da corsia. Il draghetto però soffre contro i bulli da corsia, che lo costringono a ritirarsi e rinunciare alle cariche. Senza allenamento draconico ha capacità di ingaggio limitate, quindi i nemici con strumenti da poking e ingaggio sono i più indicati contro Smolder. La sua specialità sono gli scontri a squadre. Grazie ai suoi potenti danni ad aria riesce a cuocere a puntino i nemici riuniti. Ma come molti ADC deve posizionarsi bene per essere al sicuro. Se è da solo, rischia di spegnersi. Smolder vuole essere un tiratore semplice con un kit accessibile, quindi se cercavate un motivo per imparare a usare un ADC, adorabile draghetto combina guai, il principino ardente fa il caso vostro. Se amate i tiratori con strumenti di fuga come Ezreal, lo Zeri o i coccolosi distruttori come Tristana e Kog'Maw, provate a farvi un volo con Smolder. Se vi piace accumulare cariche su cariche, parla voi fan di Veigar e Nasus, allora i suoi danni crescenti vi daranno grandi soddisfazioni. Uff, sbaglio o qui si bolle? Vado a rinfrescarmi. Imparate ad addestrare il vostro drago ai link in basso e incendiate la landa con Smolder.